Comunque sto del numero 300. Questa volta Yara Eli, l'autorità di casa, che si porta al comando a ti portare un bel passo, c'è un tentativo di attacco in interno, vai, va adesso, vai, Ginevra dietro di loro, l'altro presidente dell'Usto Svezia che si avvicina, ecco le altre guardie, vediamo il primo tempo 47 e 618. Partenza valida, vediamo al comando direttamente, trovo Emma dietro di lei, la porta di casa con lì. Sono loro due a prendere due, a darsene un po' dal gruppo. E poi Corradini al passaggio di Campana. A 5, cazzo! Tentativo, tutti posto all'arrivo, e ecco la ritrattura, ha allungato leggermente la rete dell'alto cercato plato che va a chiudere in 45-742-45. Partenza regolare, il body della B-Roller, Rocchetti sull'Anna per esattezza che prende il comando, che sta comunque giocando molto vicino a questo risultato, abbiamo la sincerità con l'interno della grinta di casa, vai Caro, dai, vai adesso, dai, e gli assisi che allunga leggermente, vedremo il tempo all'arrivo, e siamo a 48 213. C'è una falsa, e di Barilani, quindi non ancora una falsa, è il numero 19 di Orton Farò. No, ma adesso ed è buona la terza con Giulia Vedon che si porta al comando. Ricordiamo che bisogna fare il tempo, una buona posizione, bisogna fare uno dei 5 milioni di tempi per qualificarsi alla finale. Allunga decisamente Giulia Vedon, siamo al passaggio con la campana dell'ultimo giro. Vediamo se Giulia farà un tempo vicino ai migliori. Ed ecco l'altro guardo, 47.090. Partenza valida, e Giulia Vedon prende la testa. Vai Roberta! Un
grande 20 metri di vantaggio proprio Giulio Bedon alla ricerca del tempo che possa qualificare la finale. Ultimo giro. Ultima curva per lei. Precisamente il comando sono la Caterina seguita dall'atleta del giornale Pizzini, poi vediamo la sua casa di Pizzini. Vediamo il suo tempo che l'idea sarà molto interessante ed è di